In questo video di oggi apri bene le orecchie perché voglio spiegarti perché seguire tutte le indicazioni delle linee guida è probabilmente lo sbaglio più grande che stai facendo se hai l'osteoporosi. Le linee guida sono, diciamo, dei paletti che vengono messi in relazione a un grande numero di popolazione. Cosa vuol dire? Se da una parte sappiamo che le linee guida ci aiutano ad evitare di fare qualcosa, qualche errore grossolano, dall'altra parte invece hanno una grossa pecca, che nel caso dell'osteoporosi e delle problematiche motorie che possono arrivare da questo, cioè la riduzione del mio habitat motorio, la riduzione dell'esercizio, le limitazioni, non alzare più un peso, piuttosto che non fare più qualcosa, piuttosto che non fare più altro, questi fattori sono strettamente soggettivi. Perché? Perché non tutte le osteoporosi sono uguali. Proviamo a pensare alle osteoporosi che arrivano da un eccesso di attività fisica, oppure pensiamo a quelle osteoporosi che invece arrivano da un eccesso di sedentarietà. Perché se è vero che vi è una componente genetica, se è vero che ci sono dei fattori legati anche all'età, al periodo, alla stagione della propria vita, pensiamo alla donna nella fase di menopausa, c'è una componente che siamo in grado di modificare e che attraverso le sue modifiche può apportare davvero un cambio di rotta. Addirittura, come vedi anche su YouTube nel nostro canale, ci sono tante testimonianze di persone che iniziano un percorso con noi e dopo 10 mesi, 8 mesi, un anno migliorano l'osteoporosi senza andare a fare delle cure farmacologiche particolari. Ecco, il concetto di base è proprio questo: andare dietro a una linea guida mi dice che io dovrei fare 10.000 passi al giorno. Ma questo sulla base di cosa? Cioè, che cosa sanno le linee guida della mia età, della mia condizione fisica, della mia esperienza pregressa? Soprattutto, cosa ne sanno le linee guida se sono in una situazione pericolosa, oppure se la problematica che ho al piede sinistro, oppure l'ernia che ho a L4, oppure il dolore che ho in quel ginocchio mi permette di fare un dato esercizio piuttosto che un altro, o una data attività piuttosto che l'altra. Quindi il concetto dell'andare a cercare di spulciare qua e là in video, oppure diciamo appunto in PDF che indicano nelle linee guida gli esercizi da fare, è tutto quanto fuorviante quello che è il tuo reale obiettivo. Infatti, la differenza qual è? Che una persona che viene seguita attraverso un percorso strutturato, adattato, dove c'è una fase di valutazione iniziale sia dello stile di vita sia una valutazione motoria, rispetto a quello che fa una persona che invece segue dei video, segue un PDF che è uguale per tutti, è proprio quella. Cioè, uscire da un percorso grossolano, da un percorso che non è adattato a me, e andare dentro alla personalizzazione. Infatti, grazie all'estrema precisione di tutti questi parametri che andiamo a strutturare i nostri percorsi, e permettono quasi matematicamente, dopo 6-12 mesi, di migliorare la moto.